Se sei disperato, prova a guardare il mondo da questa prospettiva. Ti riporto una serie di frasi che ho trovato su TikTok, non sono mie, non voglio appropriarmene, e te le voglio riportare così come le ho trovate, perché le trovo particolarmente efficaci. E quindi te le leggo, perché possono essere utili in un momento di difficoltà, magari per te se ti trovi in un momento di disperazione, e poi magari le commentiamo un attimo insieme. Se hai del cibo nel frigo, dei vestiti addosso, un tetto sopra la testa e un posto dove dormire, sei più ricco del 75% delle persone nel mondo. Se hai denaro da spendere come preferisci e la possibilità di andare dove vuoi, fai parte del 18% delle persone più benestanti della Terra. Se sei in buona salute, sei più fortunato di 1 milione di persone che non sopravviveranno alla fine della settimana. Se puoi leggere, guardare e comprendere questo messaggio, sei più fortunato di 3 miliardi di persone a questo mondo, che non possono accedere alla scuola, alla cultura e alla formazione. La vita non è fatta per lamentarsi del dolore e delle difficoltà, ma per dare priorità alle cose che contano. Ecco, io l'ho trovato molto, molto utile questo messaggio, quando l'ho incrociato mentre scorrevo su TikTok, ho detto wow, devo assolutamente passarlo, raccontarlo anche alle persone che mi seguono, perché è uno di quei messaggi che pam, ti apre un attimo la visione, no? Noi siamo abituati a lamentarci quotidianamente per delle sciocchezze, cose che veramente sono irrilevanti, di fatto irrilevanti rispetto a questi numeri che abbiamo appena sentito, no? E siamo invece scarsamente abituati a dare valore a quello che già abbiamo. Litighiamo con le persone con cui stiamo insieme, mariti, mogli, fidanzati, compagni, con i fratelli, con i genitori, con gli amici, per delle sciocchezze veramente miserabili, che basterebbe davvero un piccolo passo indietro alle volte per risolvere tutto, e ci rendiamo conto che sono cose assolutamente senza importanza, no? Quando invece nel mondo esistono dei problemi che sono molto molto più gravi e che noi non abbiamo. Noi abbiamo tantissimo, siamo fortunatissimi, ma questo nostro avere, questa condizione nella quale ci troviamo, che da questi numeri, dopodiché io li do per veri perché li ho letti, ma così dalla mia conoscenza personale li trovo particolarmente corretti e in linea con la realtà, ci rendiamo conto che esiste una quantità di persone enorme che ha dei problemi gravissimi che non permette a loro nemmeno di avere le basi, il minimo per vivere una vita dignitosa, e noi, avendo tutto questo, invece da sempre, da quando siamo nati, non lo teniamo minimamente in considerazione, lo consideriamo la normalità, abbiamo delle cose assolutamente scontate, che poi scontate non sono, se ci pensate anche semplicemente il cibo, l'acqua, la corrente elettrica, il riscaldamento, la cultura che è fondamentale, la cultura è l'unica cosa che fa la differenza tra essere dei babbei nella vita che credono a tutto e che si prendono una fregatura dietro l'altra e fanno uno sbaglio dietro l'altro, buttando al vento tempo, energie e denaro che hanno una sola volta, una possibilità che hai solo una volta nella vita di non sbagliare su certe cose, e te la dà la cultura, no? Questa possibilità di non sbagliare, di fare le scelte corrette. E non è una cosa accessibile a tutti. Ci sono 3 miliardi di persone al mondo, su 7 o quasi 8, quanti siamo miliardi adesso nel mondo, forse di più. Stiamo crescendo ad un ritmo velocissimo, forse anche i censimenti non ci stanno veramente dietro a capire quanti siamo, senza poi considerare che in molte zone del mondo il censimento è un censimento, ma poi non è così preciso. E rispetto ad una quantità enorme, perché i miliardi sono un numero quasi inimmaginabile da quanto sono grandi, di persone che non hanno veramente niente, non hanno nemmeno la possibilità di avere le cose base che noi abbiamo e che diamo per scontate. E il fatto di nascere in un ambiente così protetto, in una bolla così, come dire, fuori dal comune, anche se vogliamo, no? Ci rende così sciocchi, no? Persone che in qualche modo si lamentano e si rovinano la vita anche, si rovinano le giornate e rovinano i rapporti con gli altri per delle
sciocchezze senza senso, quando invece se si poi riportasse tutto quanto su un piano, diciamo, ecco, della vera importanza delle cose, ci si renderebbe conto che forse non vale la pena rovinarsi la vita, stressarsi, crearsi dei problemi, litigare con gli altri, rovinarsi veramente giornate, settimane, mesi, anni, ma proprio anche l'intera esistenza per delle sciocchezze senza senso. Ecco. Quindi la cultura ti apre la mente da questo punto di vista, perché ti permette di vedere un po' quello che c'è al di fuori della tua scatola, della tua bolla di Occidente ricco, dove si sta bene, anche chi sta male poi alla fine comunque sta bene, rispetto a zone del mondo dove la gente veramente non ha nulla ed è ad un livello, ad una situazione che è, diciamo, magari anche al pari di quella degli animali, no? In certe condizioni. Alcune persone nel mondo stanno peggio degli animali che noi teniamo nei recinti, no? E che alleviamo per nutrircene. E questa cosa è incredibile, perché il mondo è un luogo per tantissime persone terribile. Noi viviamo in un mondo dove la nostra vita è, al netto delle sciocchezze con cui ci riempiamo la testa, di fatto meravigliosa, bellissima. Ci dà un sacco di opportunità, possiamo fare tantissimo, possiamo viaggiare, possiamo conoscere, scoprire, migliorarci, stiamo bene, possiamo fare un sacco di esperienze, possiamo star bene fisicamente, la maggior parte delle persone sta bene, poi c'è chi sta male, per carità, ma comunque è una parte infinitesima, basta pensare al numero di ospedali e di posti letto che esistono rispetto al numero di persone. Ok, sono sottostimati, ma beh, comunque un numero piccolo, anche se fosse il doppio o il triplo, sarebbe comunque un numero piccolo rispetto alla popolazione. Questo vuol dire che la maggior parte delle persone, la maggior parte di noi ha una vita lunga, sana, stiamo in salute, siamo persone che non abbiamo problemi, no? E quindi ha anche per noi molto senso fare progetti, guardare lontano, guardare, essere lungimiranti, no? Io non sono mai d'accordo con quelli che dicono: vai, goditi la vita, spenditi tutto, vivi la giornata perché tanto domani ti può cadere una tegola in testa e crepare. Non è così, alla maggior parte delle persone non succede questo. La maggior parte delle persone vive una vita lunga, sana, e quindi ha molto senso fare progetti, ha molto senso risparmiare, ha molto senso crescere, crearsi una cultura, andare avanti, no? E se ci paragoniamo invece alle possibilità e alle opportunità che hanno tante altre persone, miliardi di persone, ci rendiamo conto davvero di quanto siamo fortunati e di quanto ci lamentiamo per sciocchezze. E quindi la conclusione di questo ragionamento è quello che poi dice questa frase, no? Cioè, la vita non è fatta per lamentarsi del dolore e delle difficoltà, che, lo ripeto, per la maggior parte di noi sono irrilevanti, se ci pensiamo bene, no? Sciocchezze senza senso che possono essere superate, anche l'amore, se ci pensate, no? Alle volte noi assistiamo, comunque sentiamo parlare di femminicidi o di omicidi per amore, no? Quando sembra che se finisce l'amore con una persona è finito tutto, ma il mondo è pieno di opportunità, di persone da amare, di luoghi dove puoi rifarti una vita, di persone da incontrare. E è il fatto che viviamo dentro questa piccola scatola o dentro questa bolla che ci fa sembrare importantissima una cosa anche come la relazione con un'altra persona, che magari è l'unica cosa che abbiamo conosciuto e che quindi ci condiziona in un modo quasi maniacale, se vogliamo, e che ci rovina la vita, quando basterebbe fare un passo fuori dalla nostra città per incontrare mille altre persone meravigliose con cui rifarsi una vita. Davvero, alle volte la nostra ristrettezza mentale, la nostra scarsa visione, la nostra miopia è tutto, no? È quello che porta anche a atti tremendi, quando basterebbe un po' semplicemente di apertura mentale e di visione per rendersi conto quanto siano sciocche certi atteggiamenti e certi epiloghi, anche quanto siano tristi da questo punto di vista, no? Non solo reale, ma anche dal punto di vista psicologico, se vogliamo. E quindi perché passare il tempo a lamentarsi di tutte queste sciocchezze quando c'è gente che sta molto peggio di noi? Dobbiamo smettere di perdere tempo nel lamentarci di quello che non abbiamo e concentrarci su quello che veramente conta, cioè dire: partiamo da una base di felicità, di tranquillità, di ricchezza, di stabilità economica che la maggior parte di noi ha, su cui può costruire tantissimo, e allora concentriamoci sul costruire e dimentichiamoci, abbandoniamo, allontaniamo tutto quello che per noi è sbagliato, è tossico, che ci dà fastidio, che ci fa perdere tempo, che ci fa perdere energie mentali, fisiche, che ci fa star male, che ci porta anche, come nel caso
che ho citato prima, ad epiloghi drammatici e se vogliamo anche veramente psicologicamente quasi incomprensibili, e usiamo il tempo che abbiamo a disposizione per costruire, per fare, per dare valore a quello che veramente conta, agli affetti in particolare, alla nostra crescita personale, a una costruzione di un futuro buono, migliore per noi, per i nostri figli, in modo tale che i nostri figli partano ad un livello ancora più alto e possano costruire ancora di più per loro. E costruire non vuol dire per forza fare, vuol dire semplicemente anche avere un livello di agiatezza tale per cui hanno meno preoccupazioni, meno problemi e possono dedicarsi di più alla loro felicità. Ecco, spero che questa chiacchierata così un po' poco tecnica, ma anche molto empatica, possa esserti utile per vedere, quando ti trovi in un momento di difficoltà, che alle volte basta soltanto alzare lo sguardo per capire che non è tutto così buio e grigio come lo stai vedendo in questo momento, ma basta veramente ampliare un pochettino la visione per rendersi conto che le cose non sono perdute e che puoi ricominciare ogni singola mattina una vita nuova, migliore, che ti porta magari dove non sei riuscito ad arrivare fino a questo momento.